Segretario, senta, un incontro direi molto propositivo, no? Anche lei nel suo intervento l'ha detto, questa è l'inaugurazione della Camera del Lavoro, con interventi dei lavoratori che è stata una fucina di idee, devo dire, no? Di proposte, anche secondo il suo intervento. In un'organizzazione della Camera del Lavoro in aeroporto come quello della Malpensa, che è un microcosmo, una piccola città, che potrebbe avere anche dei riflessi a livello di idee, di proposte a livello nazionale, direi. Beh sì, questa apertura della Camera del Lavoro a Malpensa rende chiaro quando diciamo contrattazione inclusiva cosa vuol dire. Vuol dire lavorare perché tutte le persone che lavorano insieme si organizzino e tutelino i loro diritti e affermare il principio che a parità di lavoro deve esserci parità di diritti e di retribuzione. E in più i lavoratori e le lavoratrici che oggi hanno parlato hanno anche reso esplicito come chi lavora qui ha anche un'idea di futuro, di quello che deve essere fatto, degli investimenti, di che cosa significa oggi essere un aeroporto che guarda al futuro, che vuol dire guardare anche alla qualità del lavoro. Coinvolgere di più i lavoratori, la gente, questo è il suo messaggio chiave, no? Beh, sì, è la partecipazione. La gente credo oggi non ha spazi in cui poter esprimere il proprio punto di vista. Il nostro obiettivo è partecipare per potersi realizzare come persone nel lavoro e per affermare anche un modello di società che sia molto più inclusivo, molto più solidale, soprattutto dove ci sia molta più giustizia sociale. Tutto, come lei sa, la CGIL ha presentato in Parlamento una proposta di nuova Carta dei diritti e quindi. Per combattere la precarietà innanzitutto bisogna cambiare le leggi sbagliate che sono state fatte in questi anni. Noi diciamo che ci vuole un nuovo statuto dei diritti dei lavoratori e la nostra idea è che tutte le persone che lavorano, a prescindere dal rapporto di lavoro che hanno, siano esse partite IVA o assunte a tempo indeterminato, debbano avere gli stessi diritti e le stesse tutele, che la competizione non può essere fatta sul fatto che le persone hanno diritti diversi o costi diversi. Questo è l'orizzonte su cui noi lavoriamo, questo vuol dire nuove leggi e questo vuol dire sul piano sindacale anche meno contratti e contratti che includano di più le persone. Il messaggio che noi abbiamo mandato è che siccome qui ci sono diversi contratti nazionali di lavoro che vengono applicati, intanto sarebbe importante costruire un coordinamento e la Camera del Lavoro vuole avere anche questo senso di essere un luogo che permette a tutti di incontrarsi e di discutere, perché ci sono questioni specifiche che riguardano il singolo posto di lavoro, ma ci sono diritti generali che potrebbero anche essere affrontati in un modo diverso. Questo però non si decide a tavolino, questo deve essere, a proposito di partecipazione, l'oggetto della discussione che le persone che lavorano qui fanno e il fatto di valutare se aprire anche vertenze sull'aeroporto sarà una discussione, un'evoluzione di questa cosa. La Camera del Lavoro ha proprio questo significato e questo senso, è un luogo di partecipazione attiva e di rappresentanza di tutti quelli che hanno bisogno. Ecco, senta, lei ha fatto una battuta forte, un passaggio forte sul suo intervento dove dice: stiamo vivendo in un momento dove il governo chiude i porti e invece noi abbiamo il coraggio di aprire una Camera di Lavoro in un aeroporto internazionale. Che messaggio è questo? È un messaggio che non bisogna avere paura delle differenze, che non bisogna avere paura delle persone, anzi che bisogna integrarsi e che l'integrazione sia di culture che di diritti in realtà è una crescita, del paese. Tra l'altro, detto in un aeroporto che vive proprio dando la libertà alle persone di muoversi, trovo singolare che si pensi che i problemi si risolvono chiudendosi in casa propria. Penso che sia una logica sbagliata e soprattutto è una logica che non supera l'idea, che secondo noi va superata, che le persone, il lavoro non è una merce e non può essere comprato e venduto al miglior offerente.